Secondo episodio di Race Off della 749esima stagione di questo podcast interamente, completamente, perdutamente dedicato al mondo dei cavalli e soprattutto del trotto. Perché del trotto? Qualcuno che ne sa più di me, che magari mi seguirà, potrebbe dirmi: ma fatevi un po' i cazzi vostri, se proprio dovete fare delle domande, vero Moreno? Già sentita questa musica qua, questa musica l'ho già sentita, però non mi viene in mente cosa vuol dire, anche l'altra parola che hai detto l'ho già sentita, però non mi ricordo esattamente. Fatevi i cazzi vostri, tu l'hai mai sentito? Esatto, perché me l'hai insegnato tu, Tu. Ecco perché l'avevo già sentita, ecco, sì. Quando ci facevano quelle domande, ma perché non fate, ma perché, e tu una volta mi hai detto, ma gli devi dire, ma fatevi un po' i cazzi vostri. Esatto. Noi ce li siamo fatti per un bel po' e adesso siamo di nuovo a rompere le scatole, contenti? Ecco. Bene. Visto che ci avete chiamato, noi siamo arrivati. Eccolo. Oddio, che poi ci hanno chiamato, adesso cosa ce la raccontiamo noi, no? Cioè, loro stavano tranquillamente, tutti bene. Anche se devo dire una cosa, è un dato, Moreno. Due persone mi hanno detto: non fate più niente, due. Non era la stessa, tu eri ubriaco? No, erano di due fratelli, mio fratello e mia sorella. Ah, ecco, se sono parenti, mi immagino che. No, allora io volevo dire una cosa e la devo rendere, ovviamente, la devo condividere con tutti voi che ascoltate Race Off da tanto. Allora, la cosa che mi ha colpito è che in questi cinque mesi in cui siamo stati assenti, siete andati ancora ad ascoltare i nostri vecchi episodi. E di questo io vi ringrazio e vi dedico anche un grande applauso, perché vuol dire che in fondo. Ci volete bene, vi divertite ad ascoltarci. Ma la cosa incredibile, Moreno, sì, è che noi abbiamo degli ascoltatori in Canada, dalla regione di Saskatoon, che è nel centro del Canada, e hanno il 20% degli ascolti dell'ultimo anno. Un applauso agli amici canadesi. Ma chi è che si è trasferito in Canada? Ma c'è una comunità di bocconi là, ci sono 200 bocconesi là, quello che hai capito, da bocconi sono partiti, sono andati in Canada. Ah, li hai mandati tu, poi hai detto quando siete là, sì, esatto, andate ad ascoltare, esatto, cioè digitate, sì, esatto, Race Off, sì, il podcast. Bravo. Fantastico, bravo. Sì, ascolta, sì. Moreno, mi ero dimenticato, oggi ti ho chiamato in puntata e non ti ho fatto l'applauso che ti faccio ora. No, questo veramente mi stai ridendo dietro, non è un applauso. No, sei tu questo che senti male. Hai cambiato l'apparecchio? Sì, no, ho cambiato, perché qua l'apparecchio. Comunque. Vabbè, ascolta, ma ci sarà il nostro ospite lì che si sarà già un po' rotti i baroni. Ma io lo sto facendo apposta per vedere se regge, perché signori e signori, oggi abbiamo il primo ospite della nuova stagione, perché le buone regole non cambiano, noi siamo persone educate, ospitiamo le persone adeguate a Race Off. Ladies and gentlemen, è con noi un grande appassionato del trotto che corrisponde al nome di Paolo Borin. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Che bello essere con voi. Bene. Grazie. Tutto. Allora Paolo, innanzitutto scusa che ho la tosse, perché sono nella guassa. Io sono nella guassa da un po' di, perché purtroppo, ed esco dallo scherzo, io vivo qua a Cervia, la Romagna, purtroppo non si sta divertendo proprio nulla. Adesso quando imparano che sei stato tu con quella storia lì, che non era mai successa, da quando abiti tu là ce n'è una dietro l'altra. No, in effetti devo dire una cosa, che io da quando mi sono trasferito qui ci sono stati uno sciame di terremoti. Sì. Sì. Sono per fortuna finite, non hanno fatto danni. Poi purtroppo c'è stato questo grosso problema che è attualmente, oggi è il che sta registrando, è il 22 di maggio, e oggi ero in giro e vedere Faenza come è ridotta, francamente ho ancora il magone, perché è veramente, e non solo Faenza, perché tutta la campagna del Ravennate, Cesena, eccetera eccetera. Vabbè, questo era per dire che noi rimaniamo del nostro spirito, ma la situazione, e io ho preso un po' di freddo, per cui perdonatemi se qualche colpo di tosse mi scapperà. Comunque torniamo al nostro ospite. Allora, Paolo Borin è un personaggio un po' a 360 gradi. Il motivo
prima di tutto, per cui ti ho cercato, e salutiamo anche l'amico comune Fraccari, che ha sottolineato e spinto perché tu potessi essere uno dei protagonisti del nostro podcast, è perché tu mi fai concorrenza. E questo ovviamente mi dispiace assai. Primo, perché sei un gentleman, sei stato un gentleman come lo sono stato io, e qualcuno dice che eri anche meglio di me, perché tu hai vinto centinaia di corse e io una. E già questo un po' mi rompe i coglioni, no? La seconda cosa è che io ho scritto un libro e tu ne hai scritto subito un altro che ha avuto molto più successo del mio. Ma io l'ho scritto perché tu l'hai scritto, se no non mi sarei mai permesso di scriverlo. Prendi anche per il culo, appena arrivato prendi già per il culo, Moreno. Solamente tu. No, vabbè, allora adesso me la sono cercata. È vero. No, davvero, ecco. A parte gli scherzi, allora è giusto parlare di Iplica, e quindi è giusto dare voce e spazio a chi comunque, oltre al tempo che ha dedicato, e dopo Paolo ci racconterà della sua carriera, scrive storie belle, molto belle nel suo caso, di Ippica, perché è la storia di un cavallo Tiger LE, lo anticipo, che lui ha messo a romanzo, che poi non è un romanzo perché è una storia vera, vero Paolo? Sì, è una storia vera ed è una storia bella. Prima, in un dialogo che abbiamo avuto precedentemente, tu mi hai detto che nell'Ippica probabilmente si parla solo di cose, posizioni negative, doping e tutte queste cose. Io ho avuto quel sentore lì. Invece esistono delle storie bellissime, certo, nell'ambito di cavalli parlano, e bisogna ogni tanto portare loro l'orecchio e cercare di ascoltare cosa hanno da dirci. Ed è stata una bella storia che ho vissuto in prima persona, una storia che è cominciata malissimo, perché quando ho chiuso l'ippodromo del Mulina hanno portato via tutti i cavalli e Tiger è rimasto lì dentro in prigione, imprigionato, mangiando i suoi stessi escrementi per un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, tre settimane, finché non ci hanno avvertito che c'era un cavallo lì che era rimasto un cavallo, e noi siamo andati a prenderlo. C'era Walter Zanetti, c'era Luca Orsi, eccetera, siamo andati a prenderlo. Quando è arrivato qui da me, per me era un cavallo come gli altri, no? Non è che... però lo seguivo con il caso dell'occhio, vedevo che si facevano delle cose che io non condividevo. Io penso che ci sia due modi di avere a che fare con il cavallo: uno è fare in modo che il cavallo faccia, e uno è fare in modo che il cavallo voglia fare. Sì. Io abbraccio questa seconda strada, ho sempre abbracciato, anzi, sono sempre divenuto consapevole del contrastare degli anni, che quella è la strada giusta, per avere a che fare con un animale che è sempre stato predato, dunque ha paura. Se tu spingi un cavallo, spinge verso di te; se tu tiri verso di te, il cavallo va dalla parte opposta. Quindi, certo, intanto facciamo la cosa che questo essere a due gambe vuole io non faccia. Partire ragionando con la loro testa non è sempre facile, direi che è molto difficile, e bisogna impararlo, e quando lo si è imparato è bellissimo, non si riesce a fare altrimenti. E vado avanti con la storia. Ma sì, guarda, no, è già appassionante quello che dici. Io volevo solo ricordare una cosa che tu potrai eventualmente anche correggermi, che tu comunque non è il primo libro che scrivi, perché io ti butto lì l'angolo delle Portulache e magari ti ricorda qualcosa. No, l'angolo delle Portulache è il primo libro che ho scritto. L'ho scritto, è una storia vera anche quella, è una storia della guerra, diciamo. Io avevo uno zio un po' particolare, organizzava i lanci degli americani qua sul mio territorio, e una notte delle armi sono finite dentro un fosso. Il giorno dopo i contadini sono andati alle Brigate Nere, e le Brigate Nere sono venute qui, hanno arrestato mia madre. Mia madre, una volta portata in galera lì, poi mio zio si è riconsegnato per liberare dopo un periodo. Mi farei una storia, poi è morto mio zio perché gli hanno legato una fune attorno alla vita, e poi invece
l'altra estremità della fune a una camionetta. La camionetta ha fatto 5 chilometri sullo sterrato, trascinato, e poi l'hanno finito lì. Vabbè, ma questa vuole essere una trasmissione zero. No, però per dirti che tu tiri già, avevi già provato l'ebbrezza della scrittura, hai cambiato decisamente modo. Quel libro che ha venduto impensabilmente mi ha dato l'impressione che io in realtà fossi capace di fare una cosa di cui io avevo già scritto sul trotto articoli, facevo il corrispondente a Treviso da Palo. Ma non mi ero mai trovato alle prese con un libro, che è un essere enorme, gigante, che è come una scultura, devi stare attento che la testa sia proporzionata in confronto alle ginocchia, alle gambe, alle caviglie e compagnia bella. E questo mi ha dato la possibilità di, anche i consensi, ha venduto 1600 copie qua nel Trevigiano, quel libro, e mi ha dato la consapevolezza di avere la possibilità o la capacità, che è la cosa più difficile per uno scrittore, di trasmettere le proprie emozioni, le proprie emozioni, che è la cosa più difficile, no? E ci sono riuscito, poi ho scritto un altro libro, poi mi è successa una cosa che non voglio, di cui non voglio neanche parlare, sì. E ho perso un po' la voglia di, con questo libro, con questo di Tiger, mi è tornata, tant'è che ne ho scritto un altro, adesso mi piace da morire continuare a scrivere, e ti dirò che nell'ultimo che ho scritto parlo anche di un'avventura musicale che mi è capitata, eccetera, e che secondo la musica, i cavalli e dopo una terza passione che è meglio non... Io l'ho già capita, meglio... Moreno, tu l'hai capita, di' la verità. Moreno! Non riesco a immaginare cosa sia, proprio... Dai sforzati, su! Non saprei. Moreno, ci vuole poca immaginazione, dai, le tre passioni che mi ha trasmesso mio padre. Vabbè. Musica, perché lui era un musicista, e i cavalli, perché lui correva con i cavalli, e dopo quella roba lì. Esatto, quella roba lì. Ecco, ma vabbè, adesso Moreno fa finta di non capire, ma Moreno è di un'intelligenza e di un'esperienza di vita talmente radicata. Paolo, tu non lo sai, lui ha 2000 anni. Lui ha 2000 anni, perché lui faceva con Ben Hur le corse, con Ben Hur, con le bighe, oltre avevo detto sì, di tutto lui l'ha fatto, va sott'acqua, lui ha avuto storie con delle sirene, e già questo. Comunque niente, torniamo a Paolo. Quelli dei vigili del fuoco, quelli dell'ambulanza, delle sirene lì, tutte. Va bene, d'accordo, va bene. Scusa un attimo, aspetta. Non disilludermi, la storia con la sirena mi piaceva molto, caspita, porco Giuda. Le sirene, i vigili del fuoco un po' meno. Ecco sì, quello purtroppo sì, un po' meno. Io l'avevo buttata lì per portarti anche alla soluzione del rebus, ma vabbè, non è molto interessante. Torniamo invece a quello che ci stava dicendo Paolo, delle sue passioni. L'espressività, cioè il modo di trasferire le emozioni, passano sicuramente anche da delle doti sicuramente naturali, che essere anche musicisti, e lì ti volevo riportare, magari è una delle corde che uno può suonare, eh? Quindi sì. Tu hai fatto anche quello. Sì, è la mia grande passione giovanile. Io andavo a suonare, avevo dei musicisti bravi, bravissimi. Uno di loro è Tolo Marton, è uno dei chitarristi più importanti d'Italia. E poi ho suonato con Paolo Stefan, che ha collaborato 30 anni con Pino Donaggio. Insomma, e tuttora io il giorno 8 ho un concerto qui al BHR a Treviso con Tolo, con Paolo. E facciamo rock di quello cattivo, cazzo, ancora di quello cattivo, cazzo, si vede proprio da mica. Ma quanto è cattivo, Moreno? Allora, cioè, senti quanto è incastrato, è rock veramente cattivo. Ma tu sai fare un rock cattivo, visto che tu suoni il sax? Tu il sax, un sax non è cattivo, dai.
Come non è cattivo? Cioè, che è cattivissimo il sax. Sì, se lo dai in testa a qualcuno è cattivo. Esatto, esatto, esatto. Poi che, soprattutto quando lo compri è cattivo, ti dà delle svuotate al portafoglio, ti dà quel cattivo, quando ti cade per terra devi sentire tu qua. Dopo divento cattivo io. E invece il cattivo di Paolo com'è? Il rock cattivo? Facci degli esempi. Che cos'è che... No, allora anche tuttora facevamo i Rolling, facevamo Giococca, facevamo quelle robe lì da uomini. Non era cattivo, non era gli CDC, era un rock. No, era quella roba... Guarda, penso che gran parte della musica di quelli giovani di adesso è... dalle nostre parti si dice espulsa da vecchio, cioè sono cose già viste. Noi 50 anni fa, 70 anni fa le facevamo già, probabilmente certo. Sono bravi, per carità, io non dico che non siano bravi, però siccome io le ho già vissute il momento in cui Alice Cooper era più difficile fare quelle robe lì, era più difficile proporle in quei momenti lì, adesso magari è più facile, adesso si è pronti a tutto, ed era bello perché era più difficile, era bello, però è evidente che nel momento in cui le sento riproporre adesso sento qualcosa che conosco già, insomma, che ho già vissuto, che ho già vissuto ampiamente quel periodo là. Quindi perché scusa, prego, vai. No, vai avanti tu. No, perché dicevo, ti volevo, tu hai fatto, fai ancora, suoni ancora, scrivi ancora, fai tutto, ma tu me l'hai detto prima di andare in onda, cioè tu andavi a suonare all'Altro Mondo Studios. Oh, ma non scherziamo. Sì, l'Altro Mondo a Rimini è stato il primo locale da 2000 persone. Io ci sono andato dentro e naturalmente c'è l'insegna luminosa fuori. Oh, mamma mia, era momenti in cui eravamo proprio bravi. Poi, cioè, loro erano bravi, io me la cavavo anch'io. E quando sono tornato a casa, io avevo i capelli che arrivavano quasi molto lunghi, diciamo. Sì. No? E quando sono arrivato a casa, siamo passati qua al Piper a Treviso a scaricare gli strumenti e sono andato a letto alle 10. L'ultima volta, perché hanno fatto guidare me, siccome io non ci vedo senza occhiali, c'era una nebbia, e allora hanno detto, tanto tu non vedi un cazzo, guida tu. E ho guidato io il furgone. ho guidato io il furgone fino a Treviso. Abbiamo scaricato gli strumenti, sono venuto a casa e io alle 10 del mattino mi sono buttato a letto, ero sfinito. E poi ho visto una forbice gigantesca che tagliava i capelli, ma ho detto che brutto sogno, mi sono girato dall'altra parte. Ma dopo mezz'ora mi sono accorto che il letto era pieno di capelli, ho realizzato chi era stata mia madre, che sognava un ingegnere, un avvocato, un qualcuno importante, invece aveva un capellone che andava in giro per il mondo a suonare, che non era una cosa che particolarmente le dava piacere. E allora sono andato a lei. Ma cosa hai fatto? Le ho chiesto motivo e lei mi ha detto, sta attento, cioè, se vuoi andare in giro per il mondo a suonare, ma io non ti fermo, però non credere di tornare fra 15 giorni, un mese, un anno, due anni a domandarmi 50.000 lire perché non ci saranno più. E lì è finita la mia carriera musicale. Il che, scusami, usando l'arte della deduzione, vuol dire che in fondo le 50 lire della mamma facevano comodo comunque. Sì, mi ha fatto comodo, perché poi io ho avuto una discoteca, la Barchessa, appunto, sì. Che mia mamma aveva un albergo a Jesolo, voleva che il personale, naturalmente avevo del personale che perdevo durante l'inverno, allora volevo fare un ristorantino qua nella zona in maniera, e io ho detto guarda che c'è una cosa nuova che ce la facciamo qui con pochi soldi, secondo me è il futuro. E come si chiama sta roba? Discoteca. E io le ho detto che c'era la discoteca, che non c'era in nessuna parte del mondo, no? Certo. C'era una sola discoteca a Treviso, l'ho portata lì, l'ho convinta e per 20 anni abbiamo fatto monopolio, facevamo 5 pieni alla settimana,
all'epoca. Ma infatti, così ritorniamo anche un attimo al tema cavalli, che è un po' il tema distintivo di questo podcast Race Off. Innanzitutto, Paolo, tu sei anno 1950 di nascita, no? Se non mi sbaglio, esatto. E io ho avuto da persona che è entrata, diciamo, appassionato di trotto fin da bambino, no? Ma è entrata nel mondo, nelle scuderie, un po' più tardi. E io ho conosciuto Paolo Borin prima alla Barchessa che non in pista. Perché? Perché io, insieme all'amico Michele Canali, con cui condividevo la passione per un cavallo Ligas B, insomma, una volta venivo a Treviso e c'era la festa, io lo seguivo anche da tifoso di Michele, visto che ha vinto tante corse come gentleman, e in una giornata gentleman la giornata finì con una festa post manifestazione alla Barchessa, e io vidi questo posto che era bellissimo, e se non mi ricordo male, correggimi Paolo, mi raccontavano che tu ti alzavi alla mattina e dominavi un'area verde enorme dove vedevi tutti i cavalli, è vero? Beh, è vero, io in quell'area, oggi è più che mai vero, perché io in quell'area verde ho costruito addirittura tre piste, una pista dritta, una pista da 1200 metri, una pista da 1500. Sono matto, insomma, beh, bisogna essere matti per avere un impianto del genere in questo momento qua, e nel momento che vive l'ippica attualmente. Però io sono matto, mi piace essere un po' matto. Infatti ti trovo particolarmente simpatico, scusami questa confidenza che mi permetto di fare live. Beh, questo non può che essere piacevole per me. Voi due siete simpatici anche voi. No, perché siamo matti come te, dai, tutto lì, dai. Porco Giuda, bisogna essere un po' matti. La vita è bella perché lascia spazio a quelli che sono un po' matti, sennò diventa noiosa da morire. E a me, anche adesso, anche se ormai ho compiuto 37 anni a rovescio. Sì, 37, sì, c'è nel conto torna, perfetto, sì. A 73 anni si può avere entusiasmo solo se ogni giorno ci si propone di fare. Io stamattina ho lavorato due puledri, porco Giuda, mi si è aperto il cuore, no? Adesso mi dedico adesso molto meno, però tempo fa collaboravo con Carlo Rossi, eccetera. E insomma ho fatto nascere qui una cosa bella, un centro di allenamento che proprio credo sia una delle cose più belle. Quindi per tu i cavalli. Avevi del terreno dove tenevi i cavalli, era vero questo ricordo che ho condiviso in questo momento? Tu avevi un'area vicina alla Barchessa che è roba tua? Guarda, io ho 30 ettari dedicati ai cavalli, si battano in mia proprietà, se potrei No, cioè, vedi, la gente gradisce, non c'è niente da fare. Mi piace l'applauso perché credo di meritarmelo, insomma. No, poi è vero, c'è gente qua a Cervia che sta applaudendo spontaneamente, è evidente questo. Grazie, ringrazio tutti. Come si chiamano i cervitani? Cerve. Ma perché devi fare delle domande che mi mettono in difficoltà anche te? Già ci pensa Moreno. No, per ringraziare chi mi applaude, no. I cervesi che sì. Hanno voluto provvedere. Però è vero, sento un applauso meritato perché effettivamente al giorno d'oggi dedicare spazio all'ippica è proprio la passione. Solo la passione e il piacere di accarezzare un cavallo tutte le mattine. Questo è ciò che mi determina in queste cose. Moreno, allora ti coinvolgo un attimo, poi dopo mi raccomando preparati una domanda molto poco intelligente per Paolo, so già qua che mi sto facendo il viaggio alla pista da 1500 alla pista da 1200, mi stavo facendo il mio viaggio, mi stavo facendo io pensavo che tu ti stessi preparando un sigaro, invece pensavo adesso ho capito qualcosa. No. Pensavo alle piste da 1200, 1500, cioè, ma che lavoro deve essere là, allenare i cavalli lì, vado forte. Va bene, sì, guarda, pure. Beh,
No, vai avanti tu. Esatto, no, Moreno, adesso facci sentire la tua bella voce, allietaci magari con due note di sax, fai quello che vuoi, fai una scoreggia, fai tu quello che ritieni opportuno. No, sono qua, dimmi pure. Dai. No, volevo che tu facessi una domanda a Paolo e poi non mettermelo in difficoltà, non fare come fai con me. No, assolutamente. Assolutamente. Dimmi. E qual è il ruolo che ti piace più dell'ippica? Guidatore, allevatore o allenatore? Guarda, io ho affrontato, mi piace il cavallo prima di tutto, e poi mi sono avvicinato ai cavalli facendo l'allevatore. Allevatore in un momento in cui c'era Gazzetta, allora che mi è dedicato, perché avevo un po' di culo, avevo un po' di fortuna, nel senso che ci vuole. Compravo per pochi soldi le fattrici, perché è andato cavalli buoni in Bormestale, cavalli buoni, e Biasucci e Dayton, che era un uomo straordinario, si innamorò di questa, una fattrice che poi aveva venduto lui, che si chiamava Basia B. E lì, da lì è cominciato, ho cominciato a portare i cavalli a casa quando sembrava che i cavalli dovessero essere tenuti in podio. Non so, voi non vi ricordate, ma c'era un periodo in cui gli allenatori dicevano: ah, se li portate a casa si imbastiscono. Io invece volevo provare a portarli a casa. Allora cosa è successo? Mi sono comperato, credo di essere stato il primo a comprarsi un trailer, e sono andato in giro per gli ippodromi a comprare dei cavalli, dei buoni cavalli, belli, eccetera, che avessero qualche problema di piedi, perché venivano tenuti sempre dentro nei box, e venivano utilizzati in piste che erano dure, perché su quelle piste tipo Padova si correva quotidianamente. Io le portavo a casa e a casa andavano in doppio, dopo un po' andavano in doppio, Holkington, Erbusco, voi non ve li ricordate, Ostello, sono tutti cavalli. Ostello me lo ricordo, gli altri no. Ostello era un cavallo fantastico comunque. E dopo l'ho portato in America, sono andato ancora in America, mi sono divertito, e c'è stato un periodo in cui poi mi sono dedicato al correre. Correre era bello, mi piaceva, ho vinto la giubba verde corsi. Avevi, vero? Verde con fascia giallorossa, verde, sì. Verde Speranza, giallo dei preti e rosso dei comunisti. ho vinto 200 corse, che mi ha fatto enormemente, è stato bello, eccetera. Poi l'agonismo mi ha un po' stufato. Paolo, scusami se ti interrompo, però perdonami, ti avevo chiesto prima della trasmissione se potevi evitare di ripetere che tu hai vinto 200 corse, perché la gente pensa che i gentleman, quando ne hanno vinta una come me, perché quello che gli racconto, hanno già avuto un grande risultato. Vabbè, comunque non hai raccolto il mio invito, ti ringrazio. Amico di Canali che ne vinceva 100. Sì, ma lui è l'eccezione che poteva confermare la regola. Se ne, anche tu 200, Biasusti quanti ne ha vinte? Vabbè, no, io sono un coglione qualunque, va bene, lo ammetto. Scusatevi, vi ho raccontato delle balle. E allora ritiro. No, scherzavo, no. Tra l'altro volevo solo raccontare che effettivamente hai avuto una carriera come gentleman che magari non è stata... Ma è durata 10 anni, poi mi sono stufato. Ti ha fatto smettere? Perdonami, perché non andavi male, dai. No, andavo benino, ero bravetto. Perché anche quelle che facevi le facevi quasi tutte bene, me le ricordo. Qualità dei cavalli, e mi ricordo che eri uno che li rispettava molto. Ma ero anche ero bravino a guidare, insomma, non ero sicuro l'ultimo esempio. Però quando ho fatto l'impianto qui a casa, mi piaceva di più essere qui a casa. Sono due cose diverse. Secondo me allenare i cavalli e... invece correrci sono due cose diverse. Devi essere e poi quando mi sono accorto che mi portavo in corsa quello che facevo quotidianamente, cioè i due tempi, l'essere assieme al cavallo, eccetera, cercare di avere le mani in bocca, eccetera, lavorare
a prendere, a dare, avere i cavalli liberi. Adesso per esempio io adoro Gozza d'Oro, perché? E perché i cavalli di Gozza d'Oro durano tanto, durano infinito? Perché lui li mette in un modo speciale, per mettermi in un modo molto lunghi, eccetera, i cavalli senza freno oppure col freno molto lungo, sono cose che servono ai cavalli per avere confidenza col trotto e per trottare in maniera spontanea e quindi far meno fatica e quindi durare più a lungo. Vabbè, questo è interessante perché è una lettura un po' particolare. Cioè tu dici che il fatto che comunque non è che vincono due o tre cose, ma durano tanto perché lui li lascia più liberi di esprimere il loro movimento e quindi questo li condiziona meno. Guarda i cavalli di Gozza d'Oro. I cavalli di Gozza d'Oro sono tutti messi lunghi. Allora, uno dei primi cavalli... Niente. Bravo. Uno dei primi cavalli che ha guidato Gozza d'Oro, che ha vinto una Tris, era un cavallo mio, si chiama Isaac B, è diventato papà da una settimana ed era un cavallo fantastico. Io ho fatto una cosa fino a quanto ha corso Isaac B, scusi, quanti anni aveva l'ultima volta che ha corso? 13 anni e ha combattuto fino all'ultimo in pista, un fenomeno. Ma guarda, se adesso non so quanti anni ha, 18-17, in 15 giorni fa 2 minuti, è un cavallo. Se io voglio riprepararlo e correre di nuovo, è un cavallo fantastico, è bellissimo, muscolato, è stupendo, è bellissimo. Perché io i cavalli li tengo o li regalo a fine carriera. Tiger, certo, è un esempio di un cavallo che ho regalato e sta vivendo una terza vita fantastica, sta vincendo a livello... perché i trottatori sono dei saltatori straordinari, solo che prendono il trotto... Naturalmente, sono della razza dei trottatori, quindi fanno fatica. Quindi non ho capito, Tiger Alley adesso dov'è? Cioè, cosa fa? Allora, Tiger Alley è stato 5 anni con me, sì, e mi ha dato suggestione, ha fatto una 13, ha vinto anche con Gentleman, eccetera. Certo. Era un cavallo e mi ha dato le soddisfazioni enormi. E siamo partiti da quello che tu racconti nel libro, cioè che lui era stato abbandonato in un ippodromo. Esatto, okay. Poi è venuto qua da me a avere a che fare con un cavallo che ha perso il quintale e che soprattutto ha perso tutta la fiducia, non è stata un'impresa facile. Ci siamo riusciti in qualche modo, un buono staff, credo di essere bravino io, e siamo riusciti a farlo diventare un cavallo da corsa. Questa era già una cosa da raccontare ai nipoti. Certo. Poi è venuta qui una mamma americana, una signora americana, e probabilmente solo non trovava la strada, credo, no? E ha visto tutti questi cavalli. Ah, io cerco un cavallo per mia figlia. E ho detto: signore, torni domani mattina con sua figlia, e se a sua figlia piace il cavallo, se lo porta via. Io non voglio niente adesso, fra un mese o fra, se me lo riporti indietro non voglio niente, come con tutti i cavalli, certo, che finiscono, certo, la carriera, certo. E il giorno dopo è venuta questa bambina che aveva 10 anni, dice, e sì, la marmolada si sciolgono i ghiacciai qua, e mi sono sciolto anch'io di fronte al messaggio di questa ragazzina, è stato stupendo, e da lì è cominciata la carriera di Tiger. Tiger adesso fa addirittura 5 specialità, ma in una è particolarmente bravo, ha vinto il campionato Veneto, lui e la bambina che ha cominciato assieme a lui, che adesso ha 13 anni, no. Sì, ha vinto il campionato Veneto 90, ma è una roba straordinaria. Allora Luca Zaia, che è mio amico, sì, mi ha detto: scrivi un libro su questa roba qua. E io, per una serie di motivi, non volevo. E invece poi l'ho fatto e sono contento di averlo fatto, e sta avendo un successo che io non mi aspettavo, insomma, non mi aspettavo io, non se ne aspettava la casa editrice, che ha stampato 200 copie all'inizio, poi 500, poi 1000, adesso 2000, eccetera. È una cosa che fa piacere a me. Rai 1, Rai 2, Rai 3 mi hanno cercato tutti per avere notizie di questa storia, che è una storia incredibile, bellissima. E voglio ripetere qualcosa che probabilmente ho già detto: dell'ippica si parla sempre in termini negativi. Una volta che succede che un cavallo è protagonista della storia, che la storia è vera,
e che la storia ha un lieto fine, che in questo momento qua non si sente che il bisogno di vivere di queste storie. Certo, in effetti questo è un po' la nostra filosofia, vero Moreno? Esatto, esatto. Noi abbiamo iniziato a fare race off per dire le cose belle dell'Ippica. Vai Moreno, scusa. No, dico, sono anni che proviamo a mettere nella testa della gente che l'Ippica non è solamente la scommessa o il doping, come si chiama, o bravo. È tutto, cioè, purtroppo c'è anche quello, perché però non è solo nell'Ippica. Guarda, una delle cose che io invidio al calcio è che di Maradona si parla quando la cocaina, le droghe, eccetera, sì, ma si parla anche quando fa un gol. Esatto. E sì, dell'Ippica invece si parla solo in nel momento in cui c'è una bella storia come questa. Io ho piacere che venga divulgata, insomma, e credo che tutti gli amanti del cavallo abbiano voglia di contribuire alla sua divulgazione. Assolutamente. Sì. Guarda, se mi permettete, volevo raccontare un dettaglio, adesso perdonami, nella mia esperienza, nel mio gioco, perché non faccio quello di mestiere, anche se trovo che sia molto bello, Paolo, scrivere, scrivendo la storia di Equinox B, e che poi dopo il libro che è venuto fuori, Smooth Like Oil, ho avuto così la mia piccola soddisfazione di regalarlo magari ai miei clienti del lavoro che faccio, che non c'entrano niente con l'Ippica, che spesso non sanno neanche che esistono gli ippodromi, quindi per dire proprio persone che sono completamente al di fuori, rimangono tutti innamorati della storia bella del cavallo. Cioè il cavallo è qualcosa che naturalmente ti attira simpatia. Allora, fare promozione del nostro mondo sarebbe anche raccontare banalmente delle storie, ce ne sono milioni di storie, sei d'accordo? Milioni, se sono i milioni, miliardi, per esempio. Tu quelli che vuoi, sì. Te ne racconto una. Io avevo una fattrice che stava sgravando, dopo un mese avrebbe sgravato, e una colica sembra iniziale. Telefono al dottor Torre, la porto lì a Bologna, per fortuna riesco a caricarla, porto lì a Bologna, il dottor Torre mi dice, il giorno dopo mi chiama, mi dice non c'è niente a fare, eutanasia, compagnia bella, ma proprio niente, dottor, ci sarebbe per aprire, tira fuori tutte le budella, 22 metri di budella e massaggiare per favorire la motilità intestinale, ma è una roba difficile, è costosissima, eccetera. Dottore, io dico, è ancora lì, vada subito a farla. La cavalla è nata, si chiama Destiny, ha fatto 1,14, la mamma sta bene, è andato tutto bene, ma non è una bella storia questa, è una storia. Guarda, i cervesi oggi sono particolarmente ben disposti, questo devo dire, Paolo. Grazie, cervesi. Sarà il momento che è un po' così catartico, ma ecco. No, davvero, comunque adesso scusami che la butto sempre in cacciara, ma effettivamente, ma quante ce n'è di storie belle? Ma quante? Anche Moreno sono sicuro che ne avrebbe una, vero? No, io no. Vedi Paolo, lui è 6 anni che è presente quando c'è un in volo, pum, lui t'abbatte. Io li ascolto, No, non è vero, è timido Paolo, molto. Anche lui è stato un proprietario, molto attento ai suoi cavalli, e vabbè, non lo vuol dire perché è timido, ha 2000 anni, è un po' timido, sai, comunque vabbè. Sì, guarda, la cosa più difficile a questo mondo è ascoltare, tu hai detto ascolto, a me piace molto. Ma ascoltare i cavalli è una delle cose più difficili, è una delle cose è più belle, se riesci a farlo. Io auguro a tutti di essere capaci di farlo, perché non è facile farlo, ma quando voi riuscite ad ascoltare un animale, è sempre stato predato, poi normalmente l'animale che sentiva per primo e che avvisava il branco della presenza di una tigre o di un predatore, era l'animale più intelligente per ovvi motivi, no? Certo. Noi invece quando ci troviamo di fronte a un animale di questo tipo di questo è uno stupido, non è vero, se noi riusciamo a stabilire un rapporto con lui è l'animale più intelligente, l'animale che ti darà più soddisfazioni, questo è quanto io penso, sì. E continuerò a pensare per sempre.
Assolutamente. Ascolta Paolo, ti volevo chiedere, così andiamo anche un po' all'anagrafica spicciola, il tuo primo cavallo, perché tu mi hai parlato che tu erediti la passione del trotto da tuo padre. Sì. Ci racconti un po' di questo primo passaggio, come entri in questo mondo? Guarda, io entro in questo mondo che avevo 4 anni, 5 anni, mio papà mi portava a vedere le corse a Treviso e lui correva e naturalmente, però io, a me piacevano soprattutto l'uva caramellata, i caramelli che si vendevano in polo, non avevo una grossa, invece poi con mio fratello eccetera siamo andati a vedere il Gran Premio delle Nazioni 57 che ha vinto Crevalcore, Tornese, e lui era baronciano, io invece ero brighentiano, i litigi a tavola erano sempre determinati i cavalli, mio papà ne godeva, mia mamma un po' meno, basta parlare dei cavalli, era proprio la cosa, sapevamo tutto, le genealogie, i tempi, tutto quanto, ci impadronivamo di tutto e naturalmente io seguivo mio papà, era un idolo e, ma tuo papà guidava? No. Sì, era bravo a guidare, Okay, sì, era bravo. Ma all'epoca potevano guidare anche nei professionisti cavalli di altri, e Serafini, che era un bravo allenatore, il primo dei Biasuzzi all'epoca, aveva mio papà come seconda guida, insomma, che guidava i puledri anche quando li portava, mio papà era proprio bravo, aveva bani buone e posso dire che un pochettino me le ha trasmesse. E il primo cavallo che un po' ti collega a quel mondo lì qual è? Quello con cui ti senti che poi tu effettivamente inizi? Beh, il testimone. La prima passione si chiamava Euforbio. Euforbio era un cavallo che correva tra Trieste e Padova, mio papà ci ha vinto molti corsi, poi è andato giù a Palermo, e a Palermo è arrivato terzo a Regione Siciliana con Sultanina, quei cavalli lì di cui non si ricordano, solo in pochi si ricordano. E c'è una persona che è parentata con Manfredi, che mi segue attualmente, con la quale condividiamo proprio e anche adesso, che qui da me c'è un certo Rai. Speak Manfredi, sì. Che è parente di Mario Manfredi, no? Sì. Lui si ricorda tutte queste cose perché le ha vissute come le ho vissute io, insomma. Ho letto una bella intervista che ha fatto Verdi, è veramente veramente interessante, anche che parla dello zio, parla Moreno, sì, dovremmo chiamarlo in trasmissione anche lui a raccontare un po' le memorie ippiche che ci sono, che oggi Paolo ci anticipa. Credo sia una persona interessante, una persona che sa parlare di quei tempi lì, perché quei tempi lì, per poterne parlare, Gelinot, Tornese, Crevalcore, bisogna Bob Logan tutto. Bob Logan Bob Logan non lo conosco. Bob Logan devi sapere che è un po' il tormentore di questa trasmissione. Spiegaglielo tu, Moreno, non voglio. Come non conosci Bob Logan? Bob Logan è il cavallo che è più importante della storia del trotto. L'ha allevato Bob, allevato da Bob. Quindi è allevato da Logan? No. Guidato, guidato da ma Bob fai l'allevatore anche. Io ho fatto tutto, ho fatto nel mio piccolissimo, sono stato proprietario tanto, poi ho fatto il gentleman per arrivare a quella faticosissima vittoria, poi dopo anch'io mi sono buttato stavo in scuderia tutte le mattine a provare a allenare anch'io i cavalli che avevo, perché il divertimento per me era stare in scuderia a allenarli, e poi dopo ho voluto provare anche l'esperienza come allevatore, il mio ultimo nato, anzi il penultimo.
ancora andare in pista, è Bob Logan, che insomma ha avuto una carriera che per me è una soddisfazione unica. Ovviamente è uno dei tanti routinier che insomma hanno fatto, fanno quello che possono, però all'interno di Race Off ovviamente ci gioco sopra, e quando si parla so della Merrick dico strano che non ci sia Bob Logan, però oh, e allora là là. L'abbiamo inserito anche in questa gag che ti ho buttato lì, sì, anche a lotteria che ha vinto Vernissage, ha vinto Vernissage perché non c'era Bob Logan, perché non Bob Logan. Ognuno di noi si diverte anche con l'immaginazione, siamo nati sognando, io voglio morire sognando, no? Si può, vedi, vero Paolo? Lipica questo di bello, lipica questo vincerai, poi la mamma nascerà e dopo vincerà il prossimo anno oppure... questo è un sogno, l'ipica è un sogno, è la sua forza, che è un sogno che sì, non smette mai anche davanti all'evidenza. Sì. È forse l'unico sport dove effettivamente dopo il palo, finita la corsa, è andata male, tu già ricominci a sognare. Sì, ma se è andata bene poi, io mi ricordo che facevo più fatica a dormire quando andava bene, perché volevo restare vicino alla corsa, volevo ripensare tutti i momenti, quello che avevo vissuto. È bello anche quello. La corsa mondo più bella che ti ricordi, tua o di un tuo cavallo, quella che proprio non ti ha fatto dormire per giorni o che hai continuato a ripensare all'infinito, qual è? In negativo quella che ti viene in mente, tanto è un gioco emozionale questo. No, con EPZS partivo 20 metri indietro nella finale del Federnat, sì, e ho preso una partenza che non potevo partire meglio, dopo 200 metri ero in testa e a mezzo giro alla fine dovevo stare più in mezzo alla pista in maniera da far andare più largo il napoletano e stare fuori, invece il napoletano è venuto stretto e mi ha messo a ruota in mezzo alla panca. Il cavallo è stato danneggiato, però è rimasto di trotto, anche se correva in cima sul chi in retta d'arrivo. Giulio non ha fatto niente, sono arrivato terzo. Lì, se dovessi ricorrere, l'ho persa perché sono un emotivo, perché io le corse importanti le perdo sempre. E invece la cosa più bella mi è capitata con me, con Isaac P. Avevo il numero 17 e 16 cavalli davanti a un giro dalla fine. Se tu cronometri, viene fuori 1:10:08 l'ultimo chilometro, ma io li guardai e non lo vedevo neanche, ero in mezzo alla pista, quindi non so quanto veloce io sia andato quel giro, senza freno, senza niente, se il cavallo libero, ah che bello, quella è stata forse la più bella emozione della mia vita. Ha ecco, fatto 1:12, certo, sono arrivato secondo, me ne sono dimenticato uno quella volta lì. Ti faccio una domanda, ma potrei anche dire una grossa fesseria, cosa che tra l'altro non sarebbe strana detta da me. E, nella parte finale della carriera dei tuoi cavalli, quelli che hai citato, per esempio EPZS e Isaac B, se non mi sbaglio tu ti sei anche appoggiato alla collaborazione con Alessandro Raspante, giusto? Mamma mia, sì, sì. Io li lavoravo qui a casa, tanti chilometri come faccio, sì. Io faccio un giorno sì, un giorno no, 15-16 chilometri da 2 minuti e 20 al chilometro, proprio uh-huh, piano, in maniera uh-huh, da muscolarmi, e poi andavo, li portavo in spiaggia e, quindi andavi in spiaggia, quello ti volevo ma chiedere, Alessandro, credo ci siamo contaminati un pochettino anche lui, senza freno eccetera, cavalli liberi, la pensiamo allo stesso modo per molti aspetti, certo, della faccenda, ed è certo, bello collaborare con lui, certo, è un po' particolare, però lui è un po' particolare, però è senz'altro stimolante, certo, per uno come me. Moreno, secondo me Paolo è una persona che potremmo tenere anche 2 o 3 giorni, penso. Sì, eh? Sì, sì,
effettivamente. Io non escludo, di riapprofittare di Paolo se ne avrà voglia. Però voi mi perdonerete perché mi sembra di essere guastafeste. Però abbiamo un tempo anche noi che facciamo podcast. Non è stretto, ma comunque ce l'abbiamo. E devo andare un po' verso la chiusura. E visto che comunque parliamo anche un po' sempre dell'attualità, volevo chiedere Moreno, coinvolgendo evidentemente anche Paolo, di quelli che sono stati gli ultimi Gran Premi che si sono corsi soprattutto a Modena e di quello che è l'Elite Lop che sta per arrivare. Moreno, vuoi tu anticipare un po' quello che è stato e quello che sarà, e poi chiediamo l'ultimo commento a Paolo? Sì, allora, Modena, ti ricordi, ho detto 13 cavalli, ne ho lasciato fuori uno e ha vinto quello, no? ti ricordi, no? Sì. Ne ho detto 13, uno ne ho lasciato fuori e ha vinto quello. Non è prebbia, ne ha lasciato secondo, una di quelle che avevo detto. Mm. Ecco, ho vinto le Tradesi, l'ennesima figlia di Nadal Sheba, Hector Francis, l'ennesimo figlio di Nadal Sheba. Poi c'è stato Renzo Orlandi, Change K, l'ennesimo figlio di Nadal Sheba. Sta vincendo tutto Nadal Sheba, sta vincendo tutto. Certo. Voglio dirti una cosa, io ho una fattrice che si chiama Navaia de Gloria, secondo me è la cavallo stupenda. Navaia de Gloria, la conosco! Me la ricordo, sì, me la ricordo. Me la ricordo. Ecco, ho prenotato la monta di Nadal Sheba. Anche così, tanto come per nasce Navaia? Come nasce? Ma ricordo, la Navaia, che è una bella genealogia. Ma c'è nella genealogia la seconda madre e sorella della mamma di Varenne, tanto per cambiarci, per capirsi. E è una cavalla che io ho avuto in tarda età. È una cavalla ormai ha vinto 130.000 euro in carriera. Però mi piaceva perché era grintosa, una trottatrice meravigliosa. E il primo prodotto ha fatto 13, il secondo ha fatto 14, che è Star Destiny. Poi l'ho lasciata 2 anni vuota perché aveva avuto quell'esperienza tremenda. E adesso mi ha dato un maschietto da Isaac B, che è stupendo. E le do una da Sheba perché si merita un cavallo buono, insomma. Certo. Mi è sempre piaciuto, grande genealogia, grande trottatore, una potenza, una velocità incredibile. E poi è andato in razza giovane, soprattutto non trottato. Sì, questa è una cosa importante, l'ha durato pochissimo. Che cosa bella che gli hai detto Paolo, che complimento che gli hai fatto. È 3 anni che rompi i coglioni a tutti, devono andare, non devono correre troppo. Secondo me invece se un cavallo corre tanto, però senza stress, ci sono due tipi di allenatori in Italia. C'è quello che pensa al cavallo e quindi i cavalli durano perché hanno meno stress, e questi invece correggono il cavallo e magari durano meno i cavalli. Ognuno ragiona con la propria testa. Se io sono più vicino a Gozzadoro, perché Gozzadoro sento che gli imposta e li segue in maniera da averli lunghi, averli spontanei, è quello che mi piace. Vedi i cavalli che corrono senza freno, i cavalli che corrono con freno lungo, i cavalli liberi, a me piace di più così, però può darsi che sbagli, quei cavalli non si ha. C'è una unica regola con i cavalli, che non ci sono regole, che c'hanno la coda, lo possiamo dire una volta di più, i cavalli c'hanno la coda, eccolo. E andiamo all'Elite Lop un attimo, perché c'è appunto l'allievo di Gozza d'Oro, Vernissage, col 5 se non mi sbaglio mai in batteria. E come lo vedi Moreno? Tanto guarda, io lo dico prima, qualsiasi cosa tu dica succederà al contrario, soprattutto con Vernissage, lo sappiamo già, l'abbiamo già capito. Esatto, io non vorrei sbilanciarmi, vorrei solamente dire che ci sono 3 cavalli allevati in Italia quest'anno, perché oltre a David Weiss e Vernissage, Griff è stato invitato per la Norvegia, Best Dream Trio, allevato da qua a Bologna, da bolognesi. Quindi un cavallo che è creato in Norvegia, che va veramente molto forte, e è stato invitato anche lui. Ci vorrebbe un applauso che qui è. Ci vorrebbe un applauso. Tre cavalli allevati in Italia che partecipano, e 4 di proprietà, perché Usain Toll è proprietà appunto italiana, scuderia francese.
lì non mi voglio sbilanciare, perché tutte le volte che mi sbilancio, tanto come abbiamo detto l'altra volta, allora, che Vivisualization non fa le due batterie, no? Abbiamo detto, no? Ne hai dette tante, no? Su Vernissage Griff, ecco, che, quindi... No, Vivisualization. Vivisualization, scusami, perdonami. Abbiamo detto che non fa le due batterie, no? Ecco, sì. Diciamo che Vivisualization non fa le due batterie, sì. poi vediamo, esatto. Allora, sicuramente bello. Io leggo la batteria adesso di Vernissage, per esempio, no? Che credo, non so se la prima, la seconda, non... le leggo, allora, leggo... Don Fanucci Z, Honest Prince, Stole the Show, Etonant, Vernissage Griff, Go On Boy, Just Believe, Brother Bill. Poi ce n'è un'altra, per me ne manca uno, sono tre le batterie, giusto? Sì, sono due le batterie. Comunque l'altra che io leggo è Best of Dream Trio, Ultion Face, Mr. Hercules, Hail Mary, Onek, Sun Motor, Vivid Wise AS e Usain Toll, appunto. Quindi facciamo il gioco dei pronostici, che tanto è la cosa che con cui alla fine ci si diverte con i cavalli, quando ci sono le cose di un certo tipo. Paolo, allora, nella prima, dove c'è Vivid Wise? No, io quando ci sono cavalli italiani non riesco a fare pronostici, è evidente che Vernissage ha preso il cuore di tutti, sì. È evidente che Vivid Wise ha preso il cuore di tutti e io tifo per loro, non c'è Santi né Madonna, spero che... vincano, sì. Uno la sua batteria, l'altro, e dopo Vivid Wise magari vinca la finale. No, però scusate, no, ci deve essere la terza batteria, inutile che me la state raccontando, non leggo Bob Logan, quindi ci deve essere la terza batteria, io però perché non l'ha scritta? Ma di fatto ho detto perché c'è Bob Logan da solo, deve solo fare il tempo lui. Esatto, solo fare il tempo, esatto, è vero, esatto. Perché ultimamente rompe solo, io anche un po' i coglioni. Sì, Ma sta attento, non ho capito questa cosa qui. Bob Logan non fa la batteria, allora? No, c'è solo, la terza, no? Batteria, c'è lui da solo. E come fai? Cioè, deve solo fare il tempo. Adesso non so che tempo dovrà fare. Se fa il tempo, lui va in automatica in finale. Ma è giusto che sia così. Più forte. è come fanno a Cesena quando non finisci il percorso, hai capito? Ti fai fare la prova da solo, tanto sei già in finale. Ascolta Paolo, guarda, se vuoi dimmi tutto. Se vuoi, magari anche Tiger è lei che è già allenato, se vuoi mandare anche lui, può correre anche lui nella terza batteria. È la batteria dei sognatori, noi siamo sognatori, noi Tiger Ale e Bob Logan sono i favoriti della terza batteria. Esattamente, esattamente. della quarta. Va bene, siamo tutti matti uguali, questo mi fa estremamente piacere, vuol dire che ci siamo anche divertiti a fare questa puntata di Race Off. Ovviamente io ringrazio tanto, e Paolo, non escludo di poterti richiamare se tu vorrai, ovviamente, se ti sei divertito con noi. E ovviamente ringrazio tutti quelli che sono stati in ascolto di questa puntata di Race Off, di questo ennesimo episodio, che ripeto ancora, ne ha altri, non so neanche quante puntate abbiamo fatto, Moreno, non ci arrivo più io, Dio, quante ne abbiamo fatte? 130, 140. Ecco, quindi comunque 140, se volete ascoltarle, ci sono quelle ancora con Go Go Baby Go, con lo zio Salvio, che è stato uno dei nostri ospiti. Cioè davvero, divertitevi a ascoltare Race Off, perché vi racconta il modo giusto di affrontare questo mondo del trotto con la giusta ironia, e le storie belle che anche oggi ci sono state raccontate dal nostro ospite Paolo Borin e dalle storie del nostro immancabile Big Mo Moreno Monti. L'ultima cosa, Paolo, prima di salutarti, ma se proprio uno non ha letto il tuo libro, gli ridiciamo una volta di più il titolo esatto, magari le edizioni, dove può trovarlo? Credo che non abbiamo detto il titolo, il libro si chiama L'improbabile gioia, infatti finisce nella gioia, ma è una gioia improbabile dal momento che viene lasciato chiuso dentro un box all'inizio. Certo. L'improbabile gioia, edito da Antiga, io credo che si possa adesso trovare in tutte le librerie, comunque se no viene ordinato, lo si ordina dall'editore, che è Antiga. Sì. È qui vicino,
a Treviso, a Crosseto e Montello, è un editore importante come stampatore, perché il calendario Pirelli, tutto quello del Bellino lo fanno loro. Però adesso sta prendendo quota anche come editore, e io spero che mi dedichino un pochettino di spazio, e sono contento che questo libro abbia il successo che sta avendo, insomma. E se volete passare mezz'ora o un'ora, è una lettura breve, è un'ora, poco più di lettura, con in compagnia di Tiger, bene fatelo, perché per il cavallo, perché il cavallo sia ricordato come una cosa bella. Perfetto, che è. Perfetto, perfetto. Paolo, grazie ancora una volta, grazie a tutti Paolo, voi, grazie ancora all'amico e al compagno di viaggio Moreno, che non manca grazie mai di essere, no, di essere qua a Race Off. Ciao a tutti e al prossimo episodio. Grazie Moreno, grazie di Race Off. Ciao, 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 ciao a tutti.